problema, perché non ho avuto nessun problema nella mia vita, perché mi sono sempre fidato nel gran signore lì in cielo, ed è proprio per questo che adesso metteremo Radio Marrai. Cioè, stai lanciando il corpo per uscire. Certo. Che stile. Che stile. Che schifo di uomo. Un buongiorno a tutti quanti, ecco, e bentornati finalmente su Radio Maraia. Auguriamo subito a tutti i nostri fedeli un bellissimo 2023. Speriamo che tutto possa andare bene. Salutiamo già le persone che non ce la faranno a superare quest'anno, perché comunque non vi preoccupate, perché ci sono sempre le porte aperte dal nostro caro Signore che vi aspetta sempre. E adesso sentiamo subito chi abbiamo in linea, vediamo un po' chi abbiamo. Oggi abbiamo tante richieste. Pronto? Buongiorno. Buon anno pure a te. Ti faccio subito gli auguri. Grazie pure a te, e grazie del panettone che mi hai mandato. Com'era? Dimmi un po'. Era buono, l'abbiamo mangiato la vigilia di Capodanno. Allora, cosa mi dici di bello? Ma guarda, è stato un periodo un po' così, non sono stato bene. Anche Benedetto XVI. Come si dice sempre, se ne va un papa, ma se ne fa un altro. Che ce l'avevamo già. Ce n'è già un altro, quindi. Io farei a questo punto una preghiera a Mazinger, Padre nostro, che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Mentre Francesco sta abbastanza bene, dai, è molto forte. Lui ha un carattere molto forte. Sì, l'ho visto. È forte, sarà sempre un grande papa. Sarà un grande papa. Certo. Adesso, settimana prossima forse dobbiamo andare a Houston, che c'è un problema. No. Andiamo lì a... Per il ginocchio. Sì, a Cape Canaveral. C'è l'ospedale, appunto, dove lo dovrebbero poi curare, perché il dottore doveva venire qui, non riesce. Poi dopo che andremo in America dovrò andare in Giappone, perché in questi giorni in Giappone è mancato il papa giapponese. Si chiamava Okawara, che è quello famoso che ha scritto anche il Vangelo di Goldrake, di Jig, che sono questi. E allora oggi vorrei con te provare il tekkamen, che in Giappone vuol dire ci manchi tanto. È una preghiera che io farò con lui quando saremo lì. Declamé. Brilli lassù, l'armatura del blu, vola nel buio, la tua lancia d'acciaio. Invincibile sei. Per un uomo sei tu, Declamé. Supereroi senza macchia paura, cavaliere sei tu. Di una vita futura. Che viviamo di già, nel domani con te, Declamé. Deca, non deca. Il più forte sei tu, di tutti i vivi. I preti, ogni diavoleria, la più forte magia, non esiste con te. Non esiste per te, Declamé. Declamé, 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 Del Figlio Santo. Senti, allora oggi voglio salutarti in una lingua storica, nella lingua una più storica del mondo, che è l'ebraico.
ebraico. Allora il saluto in ebraico è Salom. Sì, giusto. Shalom. Sì. E chi risponde dall'altra parte dice Benzona. No. Benzona. No, vuol dire figlio di Benzona. No, vuol dire figlio di puttana. Benzona. Vuol dire figlio di zoccola. Benzola. No, Benzola. Benzolan. No. Questo è Johnny che gliel'ha suggerito. Questo è Johnny. Sì. No. No, è Benzona. No! Ah, Benzolan. Vuol dire figlio di Trafetto. Benzolan, certo. Oggi ad esempio è venuto a mangiare mia figlia, ecco, che deve fare un colloquio che... Un colloquio? Come carabiniere. Ecco. Ah. 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 Ah.